grande venire, non mi ha detto niente. Oh, non lo so. Non lo so perché non mi ha detto niente, quindi pensavo venisse. Però non ne sono sicuro, eh. Dimmi quando vuoi. Seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A, Beretta di pallamano maschile a Rubiera, al Palabursi di Rubiera. I padroni di casa dei Vikings affrontano il Merano. Rubiera reduce da 10 sconfitte consecutive in questo campionato, Merano che invece naviga in una posizione di centro classifica e si è guadagnato anche la possibilità di disputare le Final Eight di Coppa Italia in programma prossimo weekend a Salso Maggiore Terme. Partito l'incontro arbitrato dai signori Davide Schiavone e Luca Nicolella. Rubiera subito in partenza schiera l'ultimo arrivato, prelevato dal Trieste, Robertino Pagano, italo-argentino. Dall'altra parte Merano invece in difesa, ricordiamo che ha ingaggiato mentre c'è la prima conclusione debole da parte di Oleari, la parata e subito il contropiede con la conclusione in rete velocissima di Alex Freund per l'1-0 della formazione meranese. Dicevamo, è arrivato dal Sassari il terzino croato Vroljak. 1-0 per Merano quando è trascorso il primo minuto. Un saluto a Giovanni Oleari, buonasera Giovanni. Buonasera a tutti voi. Un girone di ritorno questo in cui Rubiera deve crescere per dimostrare di meritarsi di restare in Serie A. Ricordiamo che tutto verrà deciso comunque a maggio con i play-out, ma è anche evidente che bisogna per forza cercare di crescere e tanto per essere poi competitivi e anche dare un po' di pressione e paura agli avversari. La palla respinta con un piede, non fischiano gli arbitri, parte il contropiede con un altro volto nuovo, Oliver Martini, che è ritornato a Merano dopo un'esperienza estera, prelevato quest'inverno. 2-0, partenza molto soft di Rubiera che rischia di perdere un altro pallone, un inizio decisamente negativo, infrazione di passi non fischiata a Felix Freund, però già iniziato in modo negativo Rubiera questo incontro sotto 2-0. Sono passati solo due minuti, però bisogna darsi una scrollata di dosso, un po' di tutte le paure. Merano è una squadra che offensivamente ha tanti gol, diciamo così, nelle sue possibilità. Ora c'è la rete anche di Petricevic dal centro. Anzi, non era Petricevic ma era Stricker che è andato via in uno contro uno. 3-0, i due minuti e mezzo, inizio tutto in salita, Giovanni, per Rubiera. Sì, diciamo che sono molto contratti, paurosi, come abbiamo visto nella prima fase del campionato. Speriamo che di non dover arrivare come nelle altre partite a subire dei gap un po' più alti. Cerchiamo di vedere se riescono a entrare in partita. Ancora la squadra è negli spogliatoi. Oleari, la conclusione stoppata da Oleari, subito ancora un altro contropiede e ancora un cost to cost rete. 4-0 in tre minuti. Penso proprio che ci sia, adesso il tabellone dovrebbe essere sbagliato perché già dovremmo averne presi 4 e non 5 come dice il tabellone, quindi insomma ne abbiamo già abbastanza da recuperare in questo avvio di partita, ma decisamente inizio troppo soft, troppe situazioni. Oleari, la palla ancora al pivot, altra palla persa, gli arbitri non fischiano, c'è il lancio sbagliato, se non altro almeno questo. E il tabellone continua a segnare un improbabile 5-0, e mi sembra che sia sbagliato come punteggio.
Adesso verrà controllato e sistemato il tabellone, perché è stato segnato, ecco, adesso è stato corretto il tabellone. Ora è giusto 4-0. 4-0 il punteggio. E vediamo un po' se dopo 4 minuti e 10 secondi Rubiera riesce a trovare la via della rete, a sbloccarsi. Fino ad ora decisamente troppa confusione e troppa paura. Va dentro Versakovs e va a realizzare. 4-1 il punteggio per Merano, che torna in attacco con Petricevic. Bella la circolazione, la conclusione, la parata però di Voljuvac sulla conclusione dall'ala di Freund. E dall'altra parte la palla di Pagano era indirizzata al pivot, non arriva al pallone, 9 metri, rimessa in gioco contro una difesa storicamente un po' aggressiva, anche se è una 6-0 di partenza. Sì, dobbiamo cercare di avere un po' di pazienza senza dover per forza forzare. Qui fortunatamente l'arbitro ci ha concesso un rigore, vediamo un po'. Realizza i 7 metri Versakovs, seconda rete di Rubiera, che deve però ancora recuperarne due nei confronti di un Merano che ha iniziato a sprombattuto nei primi 3 minuti, sfruttando nel migliore dei modi tutti gli errori concessi da Rubiera. Ora l'attacco di Stricker, Petricevic, ancora Stricker centralmente, la palla dal lato opposto per il pivot Martini, che recupera questo pallone con difficoltà. Buona la difesa, ma resta in attacco però ancora Merano. La palla per Stricker, la conclusione, la parata di Voljuvac, c'è l'invasione di area ancora di Stricker e Rubiera, che può provare a ripartire in velocità con Versakovs, la palla fuori. Lancio in contropiede, Versakovs va alla deviazione, permette se non altro di recuperare questo pallone e Rubiera quindi può ritornare in fase offensiva. Bisogna però gestire meglio questi attacchi, perché uno dei problemi di Rubiera nel girone d'andata è stato proprio quello delle palle perse, troppi palloni persi, già tecnicamente concedi qualcosa all'avversario. È chiaro che se poi perdi palloni banali ti complichi ulteriormente una vita già di per sé complicata, Giovanni. Sì, direi che già nell'ultima partita c'è stato un miglioramento per quanto riguarda le palle perse, che sono state sempre comunque nel prima fase di campionato in modo... Mamma mia, qui abbiamo visto un altro contropiede. Di fatto, a parte un uno contro uno di Stricker, i 5 gol del Merano sono venuti da contropiedi a tu per tu, sì, contro Voljuvac per palloni persi in attacco. Poi forse ci stava anche delle infrazioni di piedi nella difesa di Merano. Resta il fatto che sono soluzioni forzate da Rubiera, non lineari, e che insomma possono portare comunque alla palla persa, come effettivamente è successo. Merano, bisogna dire, bravissimo invece nel gestire al meglio questa situazione. Sicuramente l'impressione che ho è che sia, almeno per quello che si è visto in 8 minuti di partita, molto più compatta Merano. Sì, ma poi diciamo che non riusciamo, siamo molto legati nelle azioni, troppo prevedibili, molto legati, e quindi... Bravo. Pagano nel frattempo dai 9 metri va a realizzare il terzo gol di Rubiera, sorprendendo il portiere avversario. È già dall'altra parte però Merano con la conclusione in rete di Petricevic, perso completamente dal terzo in uscita, poi Petricevic è andato alla conclusione. Altra palla persa e la conclusione e la rete. 7
7-3. Tutte palle al pivot perse, contropiedi del Merano. 7-3, di nuovo più 4 Merano. Quando avevi un po' parzialmente recuperato e riaperto il match, ti ritrovi subito nuovamente indietro in una situazione decisamente complicata. Altra conclusione sbagliata. Giochiamo troppo prevedibili, troppo lenti, troppo pesanti. Prantner va dentro e va a realizzare. Loro viaggiano a una velocità doppia rispetto alla nostra, noi siamo contratti, lenti, prevedibili. Purtroppo ...8-3 dopo 9 minuti e 46 secondi e purtroppo 6 gol in contropiede fatti dal Merano su palle recuperate bene dalla difesa altotesina, soprattutto quando Rubiera ha forzato passaggi al pivot che non hanno portato a nulla se non al contropiede della formazione altoatesina. E quando in una partita così concedi in neanche 10 minuti 5 palloni 5 regalati al contropiede avversario, è chiaro che ti crei da solo una complicazione ulteriore rispetto a quanto non sia già di per sé complicato il cammino di Rubiera in questa Serie A. Direi che proprio poi abbiamo visto praticamente, a parte un tiro di Pagano dell'ultimo arrivato, a partita praticamente a gioco fermo quasi, ci sono state solo brutte conclusioni di Luca che ha realizzato, che è molto lento e molto impacciato oggi, ma altri terzini non hanno realizzato un tiro. Vojovic ha fatto due belle azioni, ma sono troppo poche, perché tre gol in 10 minuti sono veramente molto pochi. Speriamo che l'attacco riesca a sbloccarsi, perché qui in questo modo non riusciremo a trovare il bando della matassa. Loro fanno molta poco fatica a segnare, come abbiamo visto, sono molto veloci e noi non siamo ancora in partita. Si riprende dopo il time out inevitabilmente chiesto da Luca Galluccio, visto come stava andando questa partita. Rubiera sotto di 5, l'attacco con Pagano, ora a centrare Versacos per l'ala, c'è spazio per Garau, la conclusione però parata. Questa era la prima azione costruita in un modo decente veramente da Rubiera, però purtroppo c'è stato l'intervento del portiere del Merano. In attacco quindi il Merano, ancora Prantner duetta con Stricker, la conclusione di Prantner e la rete. 9-3. Se trovano anche la rete con tutto sommato discreta tranquillità quando la difesa è schierata, è chiaro che tutto diventa più complicato. Pagano, Leari, ancora Pagano centralmente, Versacos va dentro, c'è il fallo e il rigore. C'è anche l'ammonizione per Martini. Martini, altro elemento nel giro della nazionale, rientrato a Merano dopo l'esperienza oltre confine. Ancora Versacos, la conclusione, la rete per il quarto gol di Rubiera, che però non è in partita per quello che si è visto in questa prima parte di primo tempo, perché di fatto il Merano
fino ad ora gestito con una tranquillità assoluta l'andamento di questo incontro. Sì, direi che è uno dei più brutti primi tempi di quest'anno, proprio ma c'è poco da fare, Bortolotti non lo tiene. No, ma viaggiano, loro viaggiano a una velocità. Non c'è verso, troppo con per questa noi. Soluzione difensiva non c'è la possibilità proprio di fermare, perché con la difesa schierata ha attaccato tre volte il secondo Prantner e ha avuto vita facile. Pagano, la conclusione di Pagano, c'è la parata però di Martelli. Ancora Merano con Petricevic in attacco, c'è il fallo su Petricevic, rimessa in gioco per Merano sui 9 metri Martini, Prantner duetta con Petricevic. Sale Stricker, ancora Petricevic, Stricker andrà uno contro uno, la palla per il pivot che non riesce a girarsi, resta in attacco Merano, Petricevic per Prantner, per Stricker che andrà uno contro uno, passi, questa volta il non difendere ha portato a una difesa perché si è in pratica spostato, Versacos, e Stricker non se l'aspettava, finalmente riesce ad arrivare questa palla al pivot e Davide Bartoli realizza il quinto gol di Rubiera. 10-5 il punteggio, vediamo se Rubiera riesce un po' ad accendere i ritmi, il motore, anche se mi sembra sia sempre un gioco molto molto lento. Anche nel modo di impostare mi sembra più aggressivo il Merano, anche quando fa semplicemente circolare la palla, la conclusione al volo da parte di Freud va in rete per l'undicesimo gol da parte di Merano, che sta gestendo la partita decisamente a proprio piacere, lo si vede anche in questo tipo di giocate molto leggere, diciamo così, che condizioni normali difficilmente cercheresti, e Rubiera si trova ancora sotto di 6. Patroncini, Bonassi che è entrato in campo in questo momento, Bonassi per Versacos, Versacos per Bonassi, ma così non andiamo da nessuna parte e c'è il rischio di passivo, bisogna forzare qualche cosa. Pagano ancora per il pivot, la conclusione, ma un altro errore dai 6 metri dopo quello di Garau. Peccato perché ancora una volta avevamo costruito qualcosa di decente, ma poi siamo imprecisi al tiro. Entra in campo il nuovo terzino Vrogliak, arrivato dal Sassari. Roljak per Petricevic, Petricevic, Roljak per Prantner, Prantner, buona la palla al pivot. Tiro dai 7 metri. Questo non era. Mi sembrava fosse libero come tiro. Libero, il difensore non era in area e quindi questo è un regalo. Vediamo se... L'italo argentino quello si fa parare. Il tiro da Voljuvax. E torna in attacco Rubiera, sempre 6 gol da recuperare quando abbiamo girato la boa di metà primo tempo. Con Pagano, Patroncini, Pagano, Bonassi. Bonassi. Guarda. Va Pagano per Versacos,
Bonassi ha spazio, Bonassi la conclusione, Murata, la palla è ancora viva, alla fine la recupera Almerano che è velocissimo, è già dall'altra parte, Petricevic va in gol. Abbiamo visto in questo attacco dove i terzini in realtà non guardano la porta, cercano di passare la palla, hanno molta paura a tirare, siamo molto lenti, troppo lenti, non riusciamo ad avere un gioco che ci permetta di arrivare al tiro in una condizione decente. Infatti tutti i tiri che abbiamo realizzato sono stati tiri molto, molto fiacchi e molto poco, con poca potenza. Sì, poco lanciati. Poco lanciati. Palla recuperata da Rubiera grazie a Benci che è entrato in questo momento in campo. Benci, Bonassi, Pagano, Pagano, ancora Bonassi. Conclusione, la rete di Visentin, 13-5. Direi che c'è poco da commentare. No, diventa difficile anche commentare onestamente perché ti aspetti una squadra in crescita e ti trovi una squadra che gioca una partita peggiore di tutte le altre, sì, sì. Perché questo è il dato di fatto. Ancora confusione totale. Dai. Bonassi la conclusione, la parata. Ancora un lancio in contropiede. Ancora una palla per fortuna recuperata da Voljuvac che poi alla fine è l'unico che in un modo o nell'altro il suo lo fa. Noi abbiamo un gioco molto statico sui 14 metri e quando partiamo da così lontano che loro ci vedono. Sì, sì, ma ci vedono. Siamo prevedibili, qualsiasi prevedibili. Movimento tu faccia un movimento prevedibile e scontato. Vai. Pagano, la conclusione, la rete. Però è già partito di nuovo Merano, molto veloce. 13-6 al 20° minuto. 7 reti di vantaggio per Merano, che gioca questa partita con grande tranquillità dall'inizio, perché poi in realtà non si è mai riusciti neanche a creare un minimo di apprensione, ecco, nella squadra avversaria. Prantner si accentra, andrà al tiro, tiro fuori, lancio in contropiede, ma c'è la palla recuperata. Petricevic, palla in mezzo, taglio in area del pivot. Bonassi va dentro ma sbaglia. Troppa paura abbiamo, troppa paura di giocare. E Merano, con tutta la tranquillità del caso, continua imperterrito nel fare il suo gioco, che è assolutamente redditizio visto il punteggio, perché la formazione altoatesina conduce largamente. Prantner, la palla al pivot, la conclusione, la parata di Voljuvac, ancora l'attacco di Rubiera con Patroncini, la conclusione, ancora l'errore di Patroncini. Primo errore di Patroncini, mentre dall'altra parte va la conclusione, ancora Voljuvac, ribadisco, l'unico di Rubiera.
che giochi in modo decente. Un tiro di Benci sul primo palo, la palla recuperata da Patroncini. Restiamo in attacco, però non riusciamo a trovare il gol. Noi addormentiamo il gioco, siamo lenti, lenti, lenti. Sì. Giubbini, Benci, Giubbini, sale Bonassi, Bonassi si butta, sei dentro, vai dentro, buttati dentro. Si ricomincia a giocare. Giubbini fermato centralmente. La conclusione di Bonassi in rete. Però bisogna avere più coraggio, bisogna provare a prenderseli questi tiri. A me Rubiera sembra che cerchi sempre di fare gioco, ma non serve a niente far gioco. In questo gioco serve andare a concludere. 13-7, e se tu sei lì che passi la palla non crei problemi. E quindi purtroppo questa è una situazione che Rubiera si porta avanti dall'inizio di stagione. È una squadra che non ha coraggio, che non ha un gioco, è molto tesa, ha paura e devono divertirsi, non si divertono, sono tesi, sono contratti, non riescono a essere tranquilli, come abbiamo visto in alcune partite, in alcuni momenti della penultima partita che abbiamo giocato col Bolzano qui in casa. Abbiamo fatto un primo tempo eccellente perché i giocatori erano liberi, si sentivano, si vedeva dallo sguardo. Qui vediamo degli sguardi vitrei e quasi ipnotizzati, e quindi credo che, al di là del fatto che, come si può vedere, molto probabilmente la preparazione fisica è indubbiamente diversa, perché questi Merano viaggia a una velocità praticamente doppia rispetto alla nostra, quindi facciamo molta fatica a riuscire a reggere 60 minuti. La partita non ha storia finora, e quindi loro viaggiano ancora, il Merano sta viaggiando velocemente ma con dei ritmi blandi. Speriamo che... Sì, il gioco del Merano adesso è anche un gioco al risparmio, se vogliamo, perché non ha necessità di spendere troppe energie, ha solo la necessità di tenere la partita quieta su questi ritmi che sono fondamentalmente i ritmi congeniali alla formazione altoatesina, molto ben allenata da Jürgen Prantner, e Rubiera è palesemente, costantemente in difficoltà. Spara fuori l'impronunciabile Vrdoljak, va a tirare sopra la traversa. Rubiera in attacco con Benci per Versakov, altra palla persa senza che non ci sia alcuna fischiata, contropiede veloce, ecco fatto, e palla in rete, semplicissimo. Direi che sui 14 gol segnati siamo arrivati a 10 contropiedi a tu per tu contro il portiere di Rubiera, e quindi c'hai poco da fare. Siamo ancora, vediamo un po', siamo tornati alla formazione. Benci si butta dentro, va la conclusione, ma c'è la respinta ancora del portiere. Dall'altra parte Prantner si butta dentro, va in frazione, e quindi c'è anche una cosa molto strana che ho evidenziato. Noi non riusciamo, con queste penetrazioni non finiamo mai per terra, siamo sempre molto contratti, non ci buttiamo, non riusciamo ad avere una penetrazione forte, quindi siamo sempre, mai non cadiamo, mai siamo sempre molto, ci riescono a fermare, non riusciamo a fare una penetrazione con forza. Questo secondo me è un grande limite per noi, perché abbiamo visto questa azione, bastava buttarsi dentro, magari cadere e prendere un rigore, invece noi non prendiamo rigori perché non ci buttiamo dentro, fondamentalmente non cadiamo mai.
La palla ancora per il pivot, bella ricezione questa da parte di Cascone, che va a realizzare il 15° gol di Merano. Conclusione di Versacos in rete. Dobbiamo cercare di recuperare un paio di gol se vogliamo pensare di giocarci un secondo tempo. Ma la sensazione non è quella di una squadra. Dobbiamo cercare di avvicinarci. Siamo a 6, dobbiamo arrivare a 4 con 4 gol. Possiamo pensare di almeno un pensierire e fare un secondo tempo. Buona difesa di Bartoli. Ora rischia il passivo. La palla per il solito. Gran parata questa da parte di Voljuvac, sempre 15-9, 3 minuti alla fine di questo primo tempo. Con l'attacco, la palla che non arriva sul taglio dell'ala. Meno male che non abbiamo perso questo pallone. Proviamo ad andare in doppia cifra e a portarci a meno 5. È importante adesso segnare. Troppo lenta comunque come azione, sempre. Attacco di Merano, si chiude la difesa, sempre 15-9. Prantner, la conclusione all'ala che non arriva, ancora una palla persa da Merano, che per fortuna adesso si è messo a fare qualche errore di troppo gratuito, e questo se non altro aiuta. Bravo, bravo Giubini, almeno lui ha avuto il coraggio di buttarsi dentro. 10° gol per Rubiera e siamo a meno 5, un minuto alla fine. Prantner, la parata di Voljuvac. Due minuti a Oleari. Però è importante che ci sentano come in difesa, che ci sentano. Sì, perché fino adesso comunque non gli abbiamo messo le mani addosso. Dobbiamo, e quindi questo è uno sport dove il giocatore quando va a tirare deve sapere che rischia. Ecco. E deve sapere che non possiamo sempre stoppare i palloni, dobbiamo cercare di impattare il giocatore, fanno troppo poca fatica. Superiorità numerica per Merano in quest'ultimo minuto del primo tempo, con Petricevic per buono questo pallone. Palla persa, calma, fino alla fine. Proviamo a sfruttare una volta un'occasione che ci viene concessa. 30 secondi alla fine, esce il portiere, quindi gioca senza portiere Rubiera questo attacco per avere la parità di uomini sul campo. Pagano, la palla per Giubini tiene vivo il pallone, ancora Pagano, Versacos per Pagano,
Buono la conclusione di Pagano in rete, proprio nel finale. Rubiera chiude, se non altro, con un po' di energia e un minimo di coraggio questo primo tempo. Si porta meno 4, la strada è tutta in salita, però perlomeno speriamo di vedere abbiamo un secondo tempo. Abbiamo visto un po' che più. In un momento in cui in un uomo in meno, in un momento di difficoltà, ci siamo rilassati, abbiamo fatto un gioco che ci ha permesso di essere a meno 4 come avevamo ben prospettato, per poterci giocare un secondo tempo diciamo un po' più convinti. Vedremo come sarà il secondo tempo.
tutto è pronto per la ripresa del gioco qui al Palabursi di Rubiera di questo confronto della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A Beretta tra i padroni di casa e il Merano. Merano in vantaggio 15-11 dopo i primi 30 minuti di gioco, e Rubiera che comincia questo secondo tempo in inferiorità numerica per i due minuti combinati ad Oleari in chiusura di primo tempo. Rubiera deludente nei primi 30 minuti, Merano efficace invece. Questi sono i due aggettivi che possiamo dare alle due squadre dopo i primi 30 minuti di questa partita. Vediamo che cosa eventualmente nell'intervallo possa essere successo soprattutto nello spogliatoio del Rubiera, per vedere se può esserci, mentre a palla al pivot, la conclusione e la rete da parte di Martini, che sfrutta al meglio la superiorità numerica. Rubiera dunque primo attacco di questo secondo tempo con 5 reti da recuperare per la formazione in casacca rosso-blu, con Patroncini per Pagano. Versacos prova l'uno contro uno, Versacos, ma viene fermato bene in difesa dal diretto avversario. Palla per Pagano centralmente, chiuso da Petricevic, è terminata l'inferiorità numerica di Oleari. Versacos, la palla per il pivot, la conclusione, c'è il rigore per Rubiera, 7 metri, cambio di portiere nella formazione altoatesina. ...16-11 il punteggio. L'errore di Versacos dai 7 metri. Non ha capito neanche lui cosa voleva fare, ma non gli è riuscito molto questa finta. E così Rubiera rischia di una volta in più di cominciare ad handicap il secondo tempo dopo aver rosicchiato qualcosina. Ancora la palla al pivot e in rete. Oleari, palla per Versacos, Pagano va dentro, Pagano, ancora la parata. Troppi errori di Rubiera, poi Merano è già dall'altra parte, Voljuvas ci mette un piede, però troppi errori di Rubiera, anche quando riesce a costruirsi dei tiri a tu per tu con il portiere avversario, perché questo è un dato di fatto costante. Ancora l'attacco di Prantner in uno contro uno, la palla in rete. E torna a meno 7 Rubiera, quando era arrivata a meno 4 alla fine dei primi 30 minuti. E invece adesso subito 3-0 in apertura nei primi 3 minuti per la formazione altoatesina. La palla ancora al pivot, c'è il fallo sul pivot. Pagano, Versacos, la palla per il pivot, la conclusione, la rete. Bella azione. E già dall'altra parte Stricker per Petricevic, per Prantner, ancora palla persa da Merano.
Pagano, Versakov. No. Se dobbiamo rallentare il gioco, noi siamo lì, siamo i numeri uno. In continuazione cerchiamo sempre, adesso partiamo. Eh beh, c'è poco da fare, così faciliti la difesa perché hai subito l'uomo addosso. Se non giri la palla veloce, Pagano in uno contro uno, viene però fermato centralmente da Petricevic. Versakos, la conclusione, la rete di Versakos. Merano però ha già accelerato, il pivot è già là e in rete. Time out dopo 5 minuti con un parziale di 4-2 esattamente come nel primo tempo. Il problema è che già avevi 4 gol di disavanzo alla fine dei primi 30 minuti e quindi sono in totale 6 reti di differenza tra Merano e Rubiera, 19-13. Io dico la mia, estremamente deluso dalla prestazione di Rubiera questa sera, perché mi aspettavo una squadra che dopo la sosta portasse qualche cosa in più anche dal punto di vista dello spirito, e invece devo dire che mi sembra una squadra che invece di andare avanti almeno questa sera, perché a Fasano non era stata così, ma questa sera mi sembra decisamente aver fatto parecchi passi indietro da questo punto di vista, cosa che non è affatto un buon segnale in ottica rincorsa alla salvezza. Peraltro ancora una strada lunga, ma è chiaro che non puoi pensare soltanto alle ultime due partite decisive, ma devi arrivarci avendo costruito qualcosa nel corso del tempo, altrimenti rischi troppo. Sì, infatti forse la nota più dolente è il fatto che al di là del risultato che non ci interessa per gli obiettivi, non c'è costruzione di gioco, non c'è novità, non c'è qualcosa di nuovo nel gioco. No, dai. C'è il tiro fuori di Petricevic dopo l'ennesima parata di Martelli. Vediamo, Rubiera sempre a meno 6, palla in mano. Versakos, la palla per Pagano. Palla persa. Sono gratuite. Giochi forzato. Conclusione, la rete di Prantner. E siamo sul 20-13. Pagano, Oleari Versakos, niente, siamo fermi sempre, proviamo il doppio pivot, ma siamo fondamentalmente fermi, ancora Versakos, niente. Adesso dobbiamo inventarci qualche cosa, se l'inventa Pagano. Ancora Prantner, su cui non siamo riusciti a difendere una volta, nel senso che quando non ha segnato ha sbagliato lui, perché noi per il resto, mentre c'è il sottomano di Versaco, e qua abbiamo attaccato,
Io mi domando perché dobbiamo continuare a ragionare, da Merano. Abbiamo continuato una seconda fase invece di fermarci. Noi su azione ferma facciamo troppa fatica a segnare, dobbiamo cercare di prenderli in seconda fase, perché così adesso ancora Pagano subisce il fallo. 9 metri. Versakos, la rete ancora. È già partito Merano dall'altra parte con Petricevic. Stirker, palla per il pivot all'ala, bella circolazione, rete. Bravi, bravissimi. Ha una velocità impressionante. Pagano 16-21, era tornata a meno 4 Rubiera, però è stato bravissimo Merano subito ad andare a punire nell'attacco successivo. Oleari va alla conclusione, c'è ancora la parata, poi la palla persa da Rubiera, però anche questo era un tiro telefonato, lento, poi c'è la parata, però dormono sulla linea dei 6 metri in difesa e allora è bravo a recuperare palla Petricevic e a realizzare dopo l'ennesima parata di Voljuvac, che però non può metterci la pezza tutte le volte. Pagano, la palla al pivot, c'è la rete di Bartoli. Attenzione a Petricevic, palla che circola per Prantner. Meno 5 Rubiera, 22-17, siamo all'undicesimo minuto del secondo tempo. La palla recuperata da Versakos in contropiede, il pallonetto, la rete del meno 4 ancora. Petricevic per Stirker. Ancora Petricevic, Stricker, prova l'uno contro uno, Petricevic, la palla toccata da Versakos, recuperata da Prantner, l'uscita di Bortolotti. No. Due minuti a Bortolotti. No. È lo stesso, comunque l'importante è che loro ci sentano, devono sentire che siamo lì in difesa. E comunque siamo a meno 4 e ancora sarebbe importante non prenderlo questo, perché non prendere gol adesso sarebbe per loro una battuta d'arresto e psicologicamente potrebbe influire sul loro gioco. La palla però arriva bene all'ala che realizza. Da questo punto di vista sono, bisogna dire, chirurgici, e questo è un merito assolutamente di Merano, che
che forse ha il demerito di non aver chiuso la partita, però bisogna anche dire che in tutte le occasioni comunque ricaccia subito a distanza Rubiera. Rubiera che adesso gioca senza portiere per l'inferiorità numerica, questo attacco, con Oleari che cerca spazio, trova il fallo commesso da Petricevic. Benci per Pagano, per Versacos, Versacos per Pagano, Pagano centralmente, va via, va la conclusione, c'è il rigore. I due minuti non sono mai, anche questo qua era una spinta, questa, alle spalle. Questo era due minuti, come... Va Garau al tiro dai 7 metri. La rete di Garau, ancora meno 4. Sempre inferiorità numerica per Rubiera. Con Petricevic per Prantner. Passi, passi, passi. Rientra. Nel frattempo l'escluso va dentro, c'è la parata di Voljovac, ma giusto, c'è il taglio, giusto, in area, giusto, del, giusto, difensore, giusto, ci, giusto, sta, giusto, ci sta il 7 metri, sì. Però Luca, volevo farti notare che noi in inferiorità numerica giochiamo più rilassati, perché non abbiamo mai perso gol, mai perso contatto con la squadra, anche in inferiorità numerica. Quindi è una cosa molto strana, perché probabilmente perché ci pensi meno, ecco, in quel senso lì hai meno tensione. Peccato, siamo sempre a meno 5. Versacos, Garau, Bonassi, Bonassi per Pagano, ancora Bonassi, ancora Robertino Pagano, la palla per Bonassi, Bonassi rischia questo passaggio, poi Versacos, la conclusione, la rete. E c'è, vediamo un po' il fischio. Vediamo gli arbitri al tavolo. Tutto a posto. 24 Merano, 20 Rubiera. Proviamo a vedere se riusciamo per una volta a riaprirla completamente questa partita. L'inferiorità numerica è terminata, siamo pari adesso. Prantner per Stricker, Petricevic, Stricker si alza, va la conclusione, la parata di Voljovac. L'attacco di Rubiera, vai, con, vai, Pagano, vai. Pagano va dentro e va in rete, Robertino Pagano. Meno 3. Meno 3. Petricevic fermato dalla difesa. Vedi, loro cominciano un po' a sentire la pressione. Ci sono ancora 15 minuti in questa partita. Quindi diciamo che un buon secondo tempo, buon 10 minuti della squadra. Petricevic va in uno contro uno, la sbaglia, stavolta l'incrocio dei pali, salva Rubiera che torna in attacco con Versacos, si butta dentro. Fallo su Versacos, Rubiera la palla del meno 2, vediamo cosa succede. Versacos, la palla in rete, meno 2 Rubiera, 22-24. Stricker per Petricevic, ancora Prantner, Petricevic, Stricker, vediamo se riesce a tenere Rubiera, c'è il time out,
po' di confusione al tavolo. Time out chiesto da Merano. E Rubiera è tornata sotto, 24-22, reazione. Diciamo che Versakov è stata la carta vincente, perché come è salito in cattedra ci ha permesso di guadagnare questo spazio e ha dato fiducia ai suoi compagni. Però diciamo che si è preso finalmente, forse è la prima partita dove si prende la responsabilità di caricarsi la squadra. Sì, quella col Siracusa, quella sì. Vinta col Siracusa anche lì. Però diciamo che oggi in modo molto molto netto, diciamo, è stato determinante, come in questa azione, nel sbrogliare palloni che cominciavano a essere difficoltosi. Quindi direi un inizio diverso, un po' sottotono, ma poi devo dire una grande partita, forse la migliore che ho visto fare a lui. Poi insomma, a parte il portiere Voljuvac, che il suo l'ha fatto ampiamente, avremmo bisogno ancora di qualche miracolo del nostro portiere, però bisogna dire che anche Robertino Pagano in questo secondo tempo ci ha messo anche tanto di suo. 24-22 il punteggio, vediamo se Rubiera riesce ancora a tenere in difesa. Prantner per Stricker, ancora Prantner per Stricker, Stricker si butta dentro per Prantner, Stricker, ancora Prantner, andrà lui alla conclusione. Invece la palla per il pivot, raddoppiato e bloccato, ottima difesa. Doppio pivot adesso per la formazione di Merano, ancora Prantner per Stricker, la palla all'ala e stavolta c'è Voljuba, ma la palla è recuperata da Merano. Bisogna anche imparare a buttarsi su questi palloni. Comunque, come vedi, sentono la pressione, il loro gioco non è più così fluido, la difesa del Rubiera è molto più arcigna, e quindi buon secondo tempo. Pagano, uno contro uno, Pagano, Versakov, la conclusione, ancora la rete di Versakov. E Rubiera è a meno uno a 12 minuti dalla fine di una partita che sembrava senso unico. Non sembra neanche la stessa partita. Non sembra neanche la stessa squadra a Rubiera. Vediamo se riesce a completare l'aggancio. Stricker centralmente, Stricker si butta dentro, fallo sui 7 metri, quindi si riprenderà con una rimessa in gioco. Ancora lui per la palla, ancora all'ala e ancora una volta c'è l'errore, ma attenzione, recupera Petricevic, viene fermato però dalla difesa. Palla per il pivot, la conclusione, gran gol questo, bravo Martini che frena l'entusiasmo di Rubiera. Diciannovesimo del secondo tempo, più due Merano. Vediamo se Rubiera ha la forza veramente di completarla questa rimonta, stringendo i denti anche adesso che Merano è ritornata sopra di due reti. Bonassi, Versakov, la conclusione, il palo, recupera Bartoli. Errore di Bartoli, accidenti, non ci voleva, la palla che arriva in un qualche modo all'ala. Ancora palla all'ala, non entra però Freundi in questo frangente. 10 minuti alla fine, più due Merano. Stricker per Prantner, Prantner va alla conclusione, fermato.
Abbiamo visto che da quando Pratner viene ostacolato gli è molto più difficile fare. Ma insomma, se gli metti le mani addosso per lui è più complicato. Non è un fisico da terzino, ma è molto veloce, ha un bel braccio. È chiaro che se gli lasci la possibilità di prendersi il tiro liberamente, lui ti fa male. Petricevic, palla al pivot, ha palleggiato in area secondo me, però c'è ancora il gol ed è Martini che in questo momento ha risollevato Merano dall'impasse, dal momento in cui Rubiera si era riportata a meno uno. Bonassi versa, Pagano si butta, ed è ancora Pagano il palo, incredibile, dall'altra parte la conclusione, la rete di quello, la rete di quello. Purtroppo Rubiera negli ultimi tre attacchi ha preso due pali e ha sbagliato il pivot dai 6 metri solo, e Merano invece no. Bravo Merano. Patroncini, la rete di Patroncini, siamo ancora vivi. Questo è il messaggio che lancia Patroncini a Merano. Petricevic, non c'è nessuno a difendere su Petricevic. ...28-24... fermato Pagano. Palla ancora per Pagano, ancora fermato. Secondo me l'errore, mentre c'è il contropiede del gol, secondo me è un errore purtroppo di gestione grossissima. Siamo andati bene in un certo modo, perché mettere Bonassi al centro? Teniamo Bonassi terzino e lasciamo Versacos al centro. 29-24 e Merano in un attimo dal meno 1 di Rubiera, 23-24, è riscappato e probabilmente questo è un break che difficilmente recuperi. Sono già 29, noi sappiamo che 30 gol non sono nelle nostre, non sono nelle nostre braccia, quindi sarà molto dura. Questa è una partita da un primo volto veramente, direi, increscioso, con una squadra veramente sottotono, a un quarto d'ora di bella pallamano, dove abbiamo preso i nostri rischi, adesso siamo tornati alla squadra del primo tempo. Vediamo un po' cosa ci riservano questi 8 minuti. Pagano, palla ancora per Bonassi. ...29-24, siamo al 23esimo del secondo tempo. Rubiera era arrivata a meno uno, ma poi un paio di conclusioni sfortunate e un paio di errori grossolani. Merano
ha subito ritrovato entusiasmo e vantaggio. Bonassi, Versakos, Bonassi per Versakos, per Pagano, rischia il gioco passivo, la palla all'ala, attenzione che bisogna andare al tiro, Pagano, la conclusione fuori. Abbiamo riperso l'entusiasmo che avevamo trovato, diciamo così. E Merano con calma a gestire questi ultimi sei minuti con cinque reti di vantaggio. Stricker per Prantner, la conclusione, ancora una parata di Voljovac che lancia il contropiede per Garau. Garau, la conclusione, la rete. Ancora meno 4 Rubiera. Petricevic per Stricker, Prantner, Stricker, Prantner si butta dentro, quattro minuti e 39 secondi sul cronometro della ripresa, 29 a 25 per Merano. Si riparte. Stricker, due minuti a cavina, non so, chiedo a te, secondo te com'è questa decisione? Per me è molto discutibile come decisione, come fischiata questa, al di là del fatto che poi alla fine questi due arbitri non è che sono stati lineari fondamentalmente, però insomma io su questa fischiata due minuti ho dei grossi dubbi. Adesso non ho visto se gli ha dato due volte due minuti. Stricker cambia per l'ala, la conclusione, la rete. 30-25. Era sotto di 5 in attacco con Versakos. Pallo si riprende dai 9 metri. Pagano, Giubbini. Giubbini, la finta, va dentro, conclude, va in gol. Trenta ventisei con Petricevic, Stricker ancora all'ala, la conclusione e la rete dell'ala. 31-26.
ancora 5 di vantaggio per Merano. Esce ancora Vogliuvac. Pagano, la conclusione, la parata del portiere. Può accelerare Merano, che però ovviamente non ha fretta sul 31-26. Petricevi, Stricker, va alla conclusione, la rete di Stricker. Sì, a sto punto sì, direi che era un 2 più 2 di esclusione, quindi 4 minuti, perché due sono già passati, ma continua l'inferiorità numerica di Rubiera, quindi abbiamo chiarito definitivamente l'arcano. Versakovs, la palla al pivot, si libera Bartoli, e la gran bel gol di Bartoli, questo qua in girella, 32-27. La palla all'ala con la conclusione, la parata di Vogliuvac ancora. Prova ad accelerare Versakovs per Pagano. Ho visto comunque la squadra tiene quindi un uomo in meno, gioca come un uomo in più, anzi gioca meglio. E abbiamo visto un secondo tempo di tutt'altro spessore, tutt'altro livello. Non a caso stiamo pareggiando nel secondo tempo. Eravamo sotto di 4, siamo praticamente sotto di 5. Quindi... Secondo me hanno dato 2 minuti. A Martini del Merano, proprio per dare 2 minuti a un giocatore del Merano, perché a me sembra che non avesse fatto nulla Martini, quindi capisco anche le proteste del ragazzo, perché effettivamente è stato pescato dagli arbitri, visto che in tutta la partita non hanno fischiato un 2 minuti al Merano, l'hanno fischiato a lui, ma secondo me non c'era proprio niente. Giubini per Versakovs. Benci, Giubini, Versakovs, la conclusione, la bella parata, poi ancora Versakovs. Dall'altra parte Prantner andrà uno contro uno, no, va all'ala invece con calma, ovviamente Merano, per portare a casa questa vittoria meritata, perché è sempre stato in vantaggio. Rubiera malissimo nel primo tempo, una squadra completamente diversa nella ripresa, però le partite si giocano 60 minuti e 30 minuti non bastano. Bravo Petricevic per il 3 gol del 33-27. Finisce qua con la vittoria della formazione altoatesina, più 6. Una Rubiera che viene difficilmente, che va messa dietro la lavagna, ci mancherebbe altro, però una Rubiera che non può permettersi di regalare un primo tempo. Diciamo che abbiamo peggio di così, forse non si può giocare, specialmente nel primo tempo, secondo me dobbiamo essere fiduciosi di migliorare la nostra situazione. Speriamo sia così, ancora una sconfitta all'undicesima di fila. Bravo Merano, che vince meritatamente a Rubiera, faticando nel secondo tempo, ma comunque sempre tenendo la testa avanti.